Buonasera e benvenuti ad un'altra delle video interviste di Live Music Lombardia. Questa sera noi siamo qui a parlare di un gruppo, tra virgolette, che è live, che sono i Two Speed, ma in realtà questo gruppo è composto esattamente da lui, che è i Two Speed, l'anima e il corpo di questa band. Praticamente passiamo subito alle presentazioni e poi parliamo di loro, perché chi li conosce, chi segue Live Music Lombardia, sa che loro sono degli abitué, tra virgolette, di Live Music Lombardia. Quindi andiamo a conoscerli meglio per chi ancora non li conoscesse. Grazie per la presentazione. Prima di tutto, io sono Marco, in arte Two Speed, e il nome della band viene appunto da me, perché alla fine nella band sono solo io che a suonare. Fino adesso ero solo io, oggi a suonare qui sarò io da solo, quindi farò tutto io, voce, chitarra, basso, computer e mixer, e quindi sarà una bella impresa. E il nome è appunto, siccome sono solo io, glielo do io il nome alla band, e di volta in volta c'è qualcun altro che magari suona con me, mi dà una mano, facciamo qualche spettacolo, tipo come ha detto Emanuela. Infatti adesso andremo a parlarne anche di questa cosa. Noi conosciamo la formazione, tra virgolette, dei Two Speed, composta da Marco e da altri due elementi, solitamente come li abbiamo conosciuti noi, sì, che sono mixer luci e mixer suoni, giusto? Sì, fino a un mese fa eravamo in tre e c'erano due ragazzi che mi davano una mano. Erano uno che manovrava computer e mixer e l'altro luci e effetti speciali. Però purtroppo per problemi personali hanno dovuto mollare, allora sto cercando altra gente che li sostituisca. Ho trovato qualcuno, però siccome l'ho trovato a pochi giorni fa, oggi sono qui a suonare da solo, e da settimana prossima inizieremo le prove seriamente, in modo che da essere al più presto operativi, di nuovo, diciamo, operativi, al 100%. Sì. Quindi se vuoi utilizzare anche a questo punto chi ci segue per lanciare un messaggio, se dovessi aver bisogno, se vuoi comunicare qualcosa a qualcuno oltre a questa persona che hai trovato, non so, se dovessi aver bisogno, secondo me a questo punto puoi anche utilizzare Live Music Lombardia per chiedere quello che ti serve, ecco. Beh sì, sarebbe bello se trovare un fonico che manovri mixer computer e un tecnico luci che faccia andare le luci, appunto, che facciano queste cose. Se volete contattatemi alla mia email twospeed@fastwebnet.it oppure direttamente sul mio sito twospeed.wix.com/twospeed. Poi magari li ricorderemo anche alla fine dell'intervista, così per chi ti vorrà seguire almeno saprà dove andare. Perfetto. A cercarti. E quindi diciamo che tu fai un genere un po' particolare, fai un genere dark wave industrial. Parlaci un po' tu del tuo genere, visto che sei corpo e anima effettiva di Two Speed. Oddio, io non è che... Scusate, non è che ho deciso di fare un genere in particolare, e in realtà è quello che mi esce dalla testa, quello che compongo. E in questo momento, dopo essere passato da progressive rock, blues, heavy metal, elettronica, un po' di tutto, sì, adesso al momento sto facendo un genere riconducibile al dark. Dark tipo Sisters of Mercy, cose Blue Tangle più moderni, però con sonorità più melodioso come il dark, ma con sonorità più dure tipo Rammstein o Laibach, con pezzi anche cantati in tedesco, molto elettronica. Alla fine la strumentazione è solo io che canto, basso e chitarra, e quindi i suoni sono quelli, e poi c'è la batteria elettronica. E poi quindi è un genere che sicuramente è da seguire, da vedere, da ascoltare. Lui è da seguire per capire effettivamente qual è poi la musica che fa, che in realtà lui non fa solo musica. Secondo me tu non fai solo musica, io che ti conosco ormai, ti ho visto diverse volte, il tuo è uno spettacolo un po', se vogliamo dire, perché in realtà tu non fai solo musica, unisci musica, luci, suoni, colori, cioè proprio una cosa bella da vedere, è uno spettacolo che tu fai in realtà, sì, perché questo genere è un po' particolare, sì, sì, da seguire, deve anche un po' piacere, certo.
però è molto, incuriosisce molto ed è molto da vedere, da... Sì, io appunto cerco di fare più che un live e basta, di limitarmi a salire sul palco e suonare, cerco di fare uno spettacolo vero e proprio in tutti i sensi del termine, perché io fin da quando ero bambino mi ero innamorato degli spettacoli di Alice Cooper e David Bowie, che più teatrali di loro David non Bowie, ce n'era, cioè, più teatrali di proprio... loro. E cerco di fare una cosa del genere, ti anche piace, perché sì, certo. In giro di spettacoli di questo genere, naturalmente oggi essendo da solo sarò molto limitato come scenografia. Certo, però, capiamo, però... Però dai prossimi concerti mi riattiverò bene. E soprattutto poi appunto se troverai anche magari degli elementi in più che possano aiutarmi, sì soprattutto. E comunque a parte, oltre la musica, suonare, io cerco anche sul palco di recitare, recito qualche personaggio, ogni tanto magari ballo. E chi ti conosce lo sa benissimo che fai uno spettacolo. Esatto. Vediamo cosa allora, ultime esperienze invece tue, per chi non ti conoscesse, significative, a parte poi oltre il contest di Live Music Lombardia al quale hai partecipato l'estate scorsa, ricordiamolo, che sì, al Legend Club di Milano, grazie proprio, esatto, a voi di Live Music, esatto, Lombardia. E però abbiamo suonato tantissimo durante tantissimo. Per essere un gruppo, parecchio. Il primo anno che suonavamo in giro abbiamo suonato parecchio, siamo arrivati addirittura a suonare fino in Olanda, abbiamo fatto un mini tour in agosto e abbiamo visto che il pubblico gradisce, stiamo iniziando a farci almeno localmente un seguito, anzi più che localmente, ecco questo che... Non mi piace troppo di questa zona, perché ho notato appunto andando a suonare in Olanda che c'era gente che sapeva già, non avendomi visto, sapeva a memoria già le mie canzoni. Qua in Italia invece ti hanno seguito un po' anche dal web, diciamo. Sì, soprattutto qua in Italia invece è difficilissimo iniziare a farci un seguito, soprattutto se si fa un genere un po' particolare, esatto, che non sia il solito rock o blues, esatto, più o che altro metal, per il genere secondo reggae. Me che è un po' particolare. Il fatto che però quando il pubblico, che magari non ha mai sentito, poi lo sente, dice: oh, che bello! È questo che è bello da sentire e da vedere, secondo grazie. Me, per me che non ti conoscevo, ti ho conosciuto, diciamo. Sì, ci siamo conosciuti all'intervista dell'anno scorso. Esatto, sei stata la mia prima intervista. Quindi... Esatto. E poi volevo parlare anche di questo strumento, ragazzi, che adesso non so se si riesce a inquadrare, se si riesce a vedere. Scusateci dalla regia, diciamo. Questo strumento voi dovete sapere che è, vabbè, per i musicisti sarà ovvio, ma per me che è un po' particolare, è una chitarra, è un basso e chitarra elettrica. Insieme l'ha fatto lui, cioè lui si è creato il suo strumento, ragazzi, cioè tanto di cappello, vogliamo dire qualcosa un po' su questo strumento che tu suoni? Allora, questo strumento mi è venuto in mente di farlo perché un bel po' di anni fa io ascoltavo Genesis, Rush, gruppi dove appunto c'era questo strumento doppio che permetteva di suonare il basso e ogni tanto fare anche delle ritmiche di chitarra pulita, per come lo usavano loro. Io invece me lo sono costruito apposta e gli ho fatto la cassa in questo modo, a parte che è molto più bilanciata di quello tradizionale, e poi risuona in modo che quando io suono il basso le stesse note risuonano sulla chitarra lasciandola suonare, quindi in pratica è come se stessero suonando una chitarra e un basso assieme. Lo stesso viceversa, quando suono la chitarra risuonano le corde del basso, è come se fossero due strumenti assieme. In pratica mi permette, essendo da solo, però di fare la parte di due. Bellissimo, bellissimo. Grazie. Veramente, cioè, complimenti. Grazie. Un'altra cosa. Quindi a questo punto io penso che tu, vabbè, non so se hai fatto dei pezzi nuovi ultimamente, perché purtroppo non sono riuscita a seguire, diciamo, come volevo, tutti i musicisti che ho conosciuto. Però appunto volevo sapere se hai fatto dei pezzi nuovi intanto, per chi ti conosce, per chi ti segue, anche non. Per adesso ho fatto una canzone nuova che l'ho pubblicata giusto un mese fa, a dicembre, primi di dicembre. Si chiama Fear My Wrath e la suonerò questa sera per la prima volta qui alla Salita. Sì. 96, la suonerò, perfetto, in anteprima questa sera. Bene. Quindi se faccio qualche errore perdonatemi, perché è proprio la prima volta che la suono dal vivo. E
questa canzone parla di della gente, certa gente che è talmente fanatica delle religioni ad arrivare fino all'autolegionismo. Certo. Resto sembra un tema non troppo attuale, però abbiamo avuto poco tempo fa un ministro della Repubblica che si vantava di indossare quotidianamente il cilicio, quindi è un argomento abbastanza particolare, diciamo, particolare, che contrapporrà e questo varie... qua probabilmente dopo aver fatto l'ultimo CD che avevo fatto, Perversion in Action, che era incentrato sulle perversioni sessuali, che però ha avuto un discreto successo in giro per l'Europa. Adesso il prossimo sarà sugli abusi religiosi. Ok, quindi noi ti seguiremo e ascolteremo. Grazie, con io vado interesse. Sempre a scegliermi dei temi semplici, molto particolari, devo dire. Quindi future date live, adesso io non so se tu ne abbia a questo punto, visto che per il momento no. Il momento no, però al più presto, adesso in questa settimana prossima, col nuovo ragazzo che mi smanetta mixer e computer, iniziamo a provare seriamente, e al più presto per il mese prossimo inizieremo a suonare dal vivo. Ok, allora io direi a questo punto, a meno che tu non abbia qualche comunicazione ancora che vuoi fare o dire qualcosa di particolare oltre a quello che già è stato detto, altrimenti io comunicherei ancora una volta i tuoi dove trovarti, ecco, dove possiamo contattarti per chi volesse seguirti, così almeno lo ricordiamo. Contattarmi, allora potete cercare su Facebook ToSpeed e lo trovate, oppure andare sul mio sito tospeed.wix.com/ToSpeed, oppure cercate Marco Alessandro David Patania, che sono io, oppure anche ToSpeed, più facile, ToSpeed su YouTube, e trovate sia i miei video musicali dal vivo, da studio, e anche qualcos'altro, sempre di musicali, anche qualche viaggio. Perfetto, benissimo. A questo punto io direi che con Marco siamo arrivati alla fine di questa intervista dei ToSpeed. Io ringrazio ancora una volta tutti per averci seguito qui alle interviste di Live Music Lombardia, e vi chiedo appunto se vi va, se volete, di seguire appunto i ToSpeed durante il loro viaggio che faranno durante ancora questo lungo anno. Grazie a tutti ancora per essere stati qui noi, grazie a Live Music Lombardia e a Marco. Grazie a voi. Supportate la musica dal vivo. Sempre, sempre. Grazie a tutti. Buona serata.